Buongiorno gente, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi facciamo l'unboxing di questi due pacchi. Pensate quanto sono stato bravo. Ieri mi era arrivato uno, questo. Ho detto non lo apro, aspetto loro che ci faccio l'unboxing epico. Quindi lasciate like proprio per questo. Ok, direi di iniziare. In realtà vi dico, sono un po' terrone perché per vedere cosa mi era arrivato ho dovuto fare una piccola incisione qua sotto e rimetterci lo scotch. Però lasciamo perdere. Non avete sentito niente. Ora possiamo aprire i pacchi. Provare a aprirli tipo umanamente. Oddio, no, vabbè, che roba fantastica. Ok, basta, volevo farlo per la copertina. Questo. Oddio, un connettore Bluetooth. Una tastiera per rendere il mio desktop minimal. Pazzesco. Ok, torniamo normali. Questa qua è una tastiera tipo fantastica che ho tipo voluto prendere perché così almeno riordiniamo un po' questo tavolo. Direi di aprirla subito. Oddio. Fantastica. Actually, epica. Che feeling, signori. Fantastico. Apriamola in modi diligenti. Fantastico. Qua c'è tutta la procedura per connetterlo, va bene, tra poco lo facciamo. Qua ci andranno delle batterie, immagino, che ci sono già, signori, fantastico. Proviamo a scrivere: ciao, sono Marco. Ok, va bene, perfetto. Bravo. Adattatorino. Oddio, chissà cosa ci potrà mai essere nel box. Unboxing epico. Come posso farvi vedere? Epicità, perché è anche tipo placcato d'oro. Quando vogliono fare gli adattatori ma non riescono a venderli, per differenziarsi li fanno un po' colore oro invece che argento classico e magari qualcuno ci casca tipo io e lo va a comprare credendo sia tanto meglio. Oddio, un nuovo pacco della Oki, signori. Pazzesco, un pacchettino inutile, piccola, vediamo cosa c'è. Connettore, fantastico ragazzi. Chissà cosa potrà mai essere un qualcosa con un connettore della Oki. Tada. E poi user manual. E poi carta. E poi altra carta. Ma all'interno della carta c'è lampada Oki. Io direi di vederla subito all'azione perché secondo me è epica, tipo. Scommetto che mi cade. No, non lo faccio. Pam. Attacchiamo. No. Succede niente. Oh, perché non vai? Oh, si è accesa. Oh, vi giuro che tipo si vede meglio qua. Al posto di questo schifo qua, che mi sa che non vedete, andrà questa. Comunque per la lampada ho scelto questa posizione qui, mi sembra molto epica. Uno potrebbe dire ti dà direttamente sulla faccia quando guardi il computer, dopo un po' sì, è fastidioso, però è la posizione migliore qui la potevo mettere effettivamente. E niente. Direi di sì. Così è troppo poco, così è un pochino, così è troppo. Lasciamola così, che ci sta bene. Cambiamo la batteria, che ci sta bene. Troppo? Troppo poco? Oh, altro pacco. Oh, questa era la vostra vecchia vita. Cosa vuol dire? Oh. Apriamo. Oddio, un paio di cuffie wireless. Come le apro? Porca loca. Guarda come le hanno trattate male. Tutte piegate. Come cacchio le apro? Oh. Sembrano belle. Cavetto. È figo, mi sa. Ma sì che è figo. Guardate, sono cuffie wireless. Mi hanno detto anche il cavetto jack. Così almeno se voglio fare il figo e attaccarle via jack. Epico. Però il clou dell'unboxing. Oh. Ma che belle, signori. Eccole qua. Fantastiche. Isolano. Non mi sento quasi. No, vabbè, mi sento, dai. Non diciamo stupidaggini. Bello. Inoltre, nel box è anche incluso il portacuffie wireless. Epico. Adesso facciamo subito la prova immediata di queste cuffie M-Pow, che mi sembrano formidabili. Magari sembrano e basta. Musica, Spotify. Ma come cacchio si accendono? Proviamo a collegarle. Scusami, dove cacchio... Mi dai quel cavo? Sì, grazie. Ah, Power On, perfetto, l'ho sentito. Paolo. Ampao H1, la trovate. A proposito, questo è un cavo, però normalmente non ci sarebbe questo cavo. Associa. Connected.
Connected, mi ha detto. Batteria al 100%, quindi non serve. E... Ta-ta-ta-ta-ta. Devo trovare i bottoni. Però si sente. Beh, fammi sentire un punto che suona forte. Sì. Allora, diciamo, devo fare delle prove fatte meglio. Comunque soddisfacente, soprattutto perché non ha il cavo e non sento nessuno tipo di rumore di fondo. Quindi sì. Quindi approvate, fantastici, cioè vabbè, approvate. Mi piacciono a prima vista, poi sono anche belle. Gente, comunque mi sono sbagliato riguardo il volume di queste cuffie qua. In realtà è molto più alto di quello che sembra. Se schiacci solo una volta sul più bottone, lui ti manda avanti la traccia. Ma se schiacci prolungatamente ti alza il volume. Questo qua era il volume cui l'ascoltavo io nel video. Questo è il volume massimo. Comunque, parlando del rumore di fondo, un pochino c'è effettivamente. Infatti, quando apro Audacity per editare l'audio dei miei video, quando c'è silenzio c'è sempre un leggero rumore che non si sente mai riuscire a sentire il silenzio. L'ho notato semplicemente perché quando ho collegato con il cavo direttamente jack to jack sono riuscito a sentirlo, e col jack è praticamente identico, quindi edito l'audio con il jack. Poi direi di provare la fantastica Logitech tastiera. Prima di tutto proviamo questo connettore qua epico, che ovviamente funzionerà al primo colpo. Guardate, connetto. Ok, perfetto, fantastico, bravo. A proposito, ho spostato la posizione della chiavettina Bluetooth. Ho preso una prolunga e l'ho portata al di sopra della scrivania invece che al di sotto. Così almeno posso utilizzare tutto ed è molto più sincronizzato. A questo punto, dato che lei sarà carica, avrà una piccola percentuale. È in trasmissione, cerca, mostra i dispositivi disponibili. Non riesco a connetterlo. Chiamo Dario. Ho deciso. Oh, è connesso alle cuffie, fantastico. Oh, pronto, Dario Torrisi. Allora, ho comprato la sua tastiera wireless, non ci crederà mai. Ma come la connetto al computer? Sì, ce l'ho, ho comprato anche la chiavettina per il Bluetooth. Bravo, facciamolo insieme. Lo sto accendendo il computer. Perfetto, bravo. Vai a destra nel centro notifiche. Ok. Su Bluetooth, tasto destro, vai in impostazioni. Apri impostazioni. Poi sopra aggiungi dispositivo Bluetooth di altro tipo. Ok. Ok, adesso devi tenere premuto il pulsante, l'uno giallo che c'è in alto a sinistra. Ok, ok, l'ho fatto. Eccolo qua, input tastiera. Ok, adesso ti dirà di mettere un codice. Ok, 48694. Invio. Sì che funziona, signori. Grazie, Dario. GG. Saluta un po' YouTube, Dario. E poi... È perché ho... Ti ringrazio e ti saluto, Dario. Ciao, alla prossima. Ciao. Quindi, perfetto, Dario Torrisi è stato utilissimo in questo caso. Vedete cosa serve? Oltre a comprare Apple, sa anche far funzionare le tastiere wireless. Va bene, quindi direi di scrivere, fare una bella type race, una bella gara di battitura, e vediamo se siamo più veloci con questa o con quella normale. Ovviamente lo saremo più con quella normale, però vabbè. Secondi, signore, sono un grandissimo campione. Con la tastiera normale faccio uguale, scommetto. Proviamo. Ok, prima adesso ho fatto 40. Prima ho fatto... Comunque stavolta sono arrivato primo, ma tutto perché il primo della volta prima era molto più veloce, questo qua molto più lento. Comunque più o meno si fa uguale, alla fine la mano è la stessa. Le mani. Poi comunque ho scoperto una cosa fantastica della tastiera K380, che sapevo già, però vi posso dare la dimostrazione. Come potete vedere, posso direttamente scrivere sul telefono: ciao, sono Marco, a Andrea Serafini. Ah no, inviare devo usare la mano. Oppure posso switchare e passare direttamente al computer e cercare ciao, sono Marco. E posso connettere con tre dispositivi contemporaneamente. Quindi, epico, che dire, fantastico. A proposito, per tutti i furbi in ascolto che vorrebbero giocare a Fortnite Mobile o qualche gioco direttamente mobile con la tastiera wireless, ci ho provato, non sono riuscito. Se avete la soluzione, scrivetemela nei commenti, che sarebbe epico. Quindi sì, questa qua diventerà la mia tastiera principale. Queste diventeranno sicuramente le mie cuffie principali, così almeno non dovrò più avere a che fare con questo orrido cavo. È in mezzo alle palle, alcune volte tipo ci inciampo dentro e faccio cadere anche le cuffie. Ecco fatto, questo è quello che succede. E se cadono queste, sono
cacchi amari, ecco. Sappiate che tra poco arriverà un bel video nel quale minimizzerò tutta la mia stanza grazie a queste cose Bluetooth epiche, dato che voglio levare al massimo cavi che mi stanno dando un fastidio bestiale. Spero che questo video ti sia piaciuto, se è così lasciatemi un bel like e iscriviti. E ci si vede settimana prossima con un nuovo video. Ciao!